La nave Amerigo Vespucci Scava è una nave di 93 anni, ovviamente è stata costruita con vecchi sistemi e non è particolarmente performante durante le manovre di ormeggio e disormeggio, quindi a monte c'è tutta una pianificazione intesa come condizioni del vento e quant'altro, quindi sarà compito del comandante valutare in fase di ormeggio in questo caso la tipologia di manovra da effettuare in funzione anche dei rimorchiatori che ci daranno assistenza. Sembra una banalità, in realtà non lo è, visto che la nave Vespucci non ha eliche di manovra, ha una sola elica, quindi è molto resistente al vento, quindi scarroccia parecchio ed è molto vincolata anche con i rimorchiatori. I rimorchiatori non possono pushare in termine marinaresco in tutte le parti della murata, ma in determinati posti, altrimenti potrebbero recare dei danni alla nave. Quindi la manovra verrà fatta nel massimo della sicurezza. Prima c'è tutta una fase di briefing operativi con il comandante e poi io sono il responsabile di poppa e avrò cura che tutto ciò che succede venga riferito al comandante e coordineremo la manovra per quanto riguarda la poppa. La prora nello stesso modo. Ovviamente potrebbero esserci delle varie varianti che verranno giostrate sicuramente al momento. Questa è la procedura praticamente per andare all'ormeggio.